Tra l'altro guardate che spettacolo, a quest'ora abbiamo la luce a favore, quindi abbiamo anche il riflesso, signori, in questo artificiali. Pensate che la passeggiata di cui vi ho parlato lungo il perimetro. Sì, allora, la domanda che mi sta facendo il signore mi permette di spiegarvi come funziona se voi vi trovaste qua individualmente, cioè non un viaggio di gruppo organizzato, ma arrivati con la vostra automobile in Valtellina e un giorno volete dedicare all'attico nella chiesa protestante. Cominciamo quindi a cogliere i tempi del centro storico di Poschiavo, grandi edifici con il Passo del Bernina, metri pianeggianti e rettilinei, e andremo a percorrere un ben porico di Poschiavo, si delinea bene questo centro, questo... Signora, grazie mille. In quel caso ci si trova davanti ad un muro di neve. Che cosa accade? Nessun problema, è una criticità nota per chi lavora in questo settore. Ecco che al locomotore trasporto il treno. Grazie. Ah, è brava. È bravissima. Complimenti. È prima tua. Ti ringrazio perché per chi fa il mio lavoro questo riscontro è ovviamente il miglior complimento che possiate fare. Ma saranno un po' i miei studi emiliani, sapete che io ho studiato a Bologna, quindi gli influssi della buona cucina. E non ha un'anima, non ha un'anima alpina, non ha un'anima elegante, non ha un'anima completamente moderna, ma sì, di volta in volta, a seconda dei gusti, nel trascorrere dei tempi e dei gusti, sulla clientela del momento. Vedete il treno che ci corre sulla destra? Siamo partiti insieme da Pontresina, questo treno va verso la Bassa Engadina, cioè va al confine con l'Austria. Guardate che evoluzione adesso facciamo. Guardate che evoluzione adesso facciamo. Sfioriamo il treno rosso del Bernina. Scusate, ma... tiene più posto la macchina del treno comunque. Ciccio, vai a cucinare i cappelletti, vai. È il cuoco, hai visto che è il cuoco?